Nello scorso episodio. Qual è la prima lezione di sassofono? Tre ore fa. Questa canzone racchiude i miei sentimenti in questo momento. Buongiorno gente e benvenuti al giorno 2 da New York. Settimana scorsa per voi abbiamo visto la parte centrale, Midtown. Oggi andiamo verso Sud Manhattan. È facile capire perché Casey Neistat se la girava tutta quanta in skateboard questa città. Le strade sono tutte quante ordinate, a parte il caos delle persone e delle auto che forse sono un po' pazzoidi, però è tutto semplice. Per esempio, notate questa strada che è senso unico verso il basso, questa è la Broadway. Qua sotto c'è il parcheggio, pista ciclabile, lì passano le auto, quindi veramente voi prendete la pista ciclabile e la percorrete praticamente tutta quanta fino a giù e arrivate fino a sud di Manhattan. Camminando verso sud stiamo cercando anche un posto dove fermarci per fare colazione e siamo finiti davanti a questo Smith, The Smith. Allora, l'uovo in camicia è una preparazione culinaria dell'uovo consistente nel gettarlo crudo e sgusciato in acqua bollente e mantenervelo per almeno 3 minuti. A casa lo devo fare. Se venite qui a New York e fate colazione da Smith, venite giù nei bagni perché c'è questa macchinetta che fa scatta fotografie in bianco e nero, ne fa 6. Non funziona la stampante, però ve le manda via mail. Molto carina l'idea. Cosa vedi? Niente, non vedo niente. Probabilmente ciò che rende ancora più figo questo negozio è il fatto che non ce l'aspettavamo proprio. E dentro è veramente fatto bene, con tutta la colonna sonora di Harry Potter, i libri, il merchandising. È spettacolare. No, il diario di Tom Riddle. Fatto il misfatto. Andiamo a smaterializzarci con l'ascensore. Mi raccomando, la Fede, devi dire diagonale e non diagonali. Ma stai zitto. Uno. Direzione diagonale. Che spettacolo. Procediamo sulla Broadway verso sud e dopo aver visto il negozio di Harry Potter ci ritroviamo in un tipico mercatino di New York. Di New York. Per l'esattezza questo qui è il mercatino di Union Square, me l'ha detto la Fede. Tutto la Fede dice. Vieni sotto all'ombrello con tuo marito, tesorino. Sono molto emozionato, tesorino. Sono molto emozionato. È un sogno che si avvera, ragazzi. Siamo davanti all'ufficio della persona che ha rivoluzionato YouTube nel mondo. The trouble with Mondays is that I'm always. I always kind of forget. E appena svoltata la giornata sono entrati dei piani un po' particolari, un po' speciali in questo viaggio. Oggi sarà veramente una giornata pazzesca. spero niente, continuate a guardare perché sarà wow. Siamo arrivati in Little Italy, l'unico posto nel mondo in cui la pizza è più buona che a Napoli.
E subito a fianco a Little Italy c'è Chinatown, veramente vissuta questa zona di New York. Dopo tutto questo camminare, siamo all'una del pomeriggio e siamo finalmente arrivati davanti al ponte di Brooklyn, che è veramente suggestivo. I'm so funny. Oh, so sad. È stato concluso nel 1883. 600 operai hanno lavorato e 27 di questi sono morti praticamente tutti quanti per embolia gassosa. Nel 1883 eravamo già capaci di costruire roba così imponente e pazzesca, ed è ancora su, a differenza dei ponti liguri. Procediamo con la camminata, con il tour di questa parte sud di Manhattan, e andiamo a vedere Wall Street, il centro finanziario dell'America e del mondo praticamente. Dopo essere passati davanti alla Stock Exchange di New York, adesso andiamo a farci un bel giretto al bull, al toro, andiamo a strizzare le palle al toro. Ma è vero. Ah, non si strizza le palle al toro. E cosa si fa al toro? Ma niente, si guarda, si fa. Si accarezza il toro. No, non i miei. Finalmente possiamo toccare i bull ballet. Non c'è scritto da nessuna parte sta roba. Ma no? Toccare le palle davvero? Ma non c'è, si vergogna toccare le palle al toro. Siamo arrivati al memoriale delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. È veramente impressionante la dimensione di questo buco, incredibile. La stazione del World Trade Center è esattamente a fianco al memoriale delle Torri Gemelle. Siamo praticamente tornati in hotel, facciamo un attimo di sosta, giusto un paio d'ore di sosta, perché in teoria dovrebbero arrivare le valigie, e poi riprendiamo il giro riprendendo la metro e tornando verso sud, perché c'è la seconda parte di giornata, la parte più interessante. Ci siamo fatti un piccolo riposino in stanza, ma non sono ancora arrivate le valigie, siccome abbiamo un incontro in questo tipo tra 40 minuti, è il caso di uscire dall'hotel. Federica, ti muovi, dobbiamo andare. Ok, riprendiamo il giro, andiamo verso la metro, direzione sud, e si va a vedere l'Hudson River. A sinistra che vai lì. Miseria, oh, che tramonto, signore e signori. Siamo arrivati al punto in cui ci dobbiamo trovare con questa persona segreta. Per tutto il giorno è stato brutto, magicamente sono sparite le nuvole e c'è un sole che acceca proprio. Questo posto è bellissimo, siamo sull'acqua, c'è la vista dei palazzi dall'altra parte. Proprio una bella situazione, tutti che fanno sport, che corrono. Hi, Max, nice to meet you. Hey, Abraham, nice to meet you. Il ragazzo speciale di cui non vi ho detto il nome è Abe. Hello. Lo conoscete probabilmente per i vlog, i daily vlog di Efrem qua su YouTube. Lui ormai è il re di New York. You're like the king of New York. Oh my god, no. I'm a prince. Ok. Exactly, Casey is the king. Oh, I'm yeah, like, yeah, yeah. Ok. How you doing, Brett? Juan. Max? Max, nice Brett, to nice to meet you guys. Ciao, Federica. Ciao. Brett, nice to meet you. You guys from Italy? Yes. Yes. Amazing. Living in Abu Dhabi. Ora stiamo andando a cenare da qualche parte. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Stiamo andando a cenare nel ristorante cinese, il preferito di Abe e di Efrem. E poi porto i ragazzi ad una serata particolare. Thank you.
cibo qua è buonissimo. Bye bye. Bye, thank you. Okay, so give me a rate. 9. I never give 10. Only 9. If I give you 10, there is no way you can improve. Oh. If I give you 9, you can improve. I love that. 9. So we just have our dinner and now we are going to the bar. The name of the bar is Backdoor. The Backdoor. Backdoor. It's a speakeasy. Okay. With a live band. Okay. And dancing. Ask your money. Fai video? What is this one? What happened? A big brand. Un topo. Un topo? This is the place? Police? Andiamo a ballare. Due balli ho fatto, solo due, non c'è spazio, sto già sudando e ragazzi poverini, non è la loro serata. How was it? It was nice seeing so many people like dressed up and stuff. Che bella situazione. Oh, it was a pleasure to meet you. I'm a little bit thank you for showing us the amazing stuff. Yeah, just please come back soon. Bye, good night. E anche per questo video giungiamo al termine. Che giornata! Ho conosciuto un sacco di gente nuova, siamo andati a ballare qui in questa location, abbiamo visto un negozio di Harry Potter. Questo giorno 2 a New York è stato veramente memorabile. Sono contentissimo. Grazie per essere arrivati fino a qua, spero che il video appunto vi sia piaciuto. Ci vediamo con il vlog di settimana prossima e ragazzi, questa vacanza si preannuncia incredibile. Ciao 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 ciao. What you said, sorry? No. Please. I don't watch Ghostbusters. Oh. 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 Nel prossimo episodio sono state raccolte tutte e due assieme. Architettura del futuro. Abbiamo conquistato anche le tue città. Io sono sudato.